Ci siamo battuti per realizzare l'Europa sognata da chi ha combattuto per la nostra libertà. Un'Europa solidale che cresce, protegge e sta dalla parte dei cittadini. Abbiamo ottenuto risultati importanti per sconfiggere le politiche di rigore e di austerità, per un modello di sviluppo nuovo basato sulla difesa dell'ambiente e su una nuova economia circolare, per difendere e modernizzare i rapporti commerciali, proteggendosi dalla concorrenza sleale di paesi come la Cina, per difendere la sicurezza dei prodotti in un mercato vigilato che difenda la sicurezza dei consumatori. Abbiamo ottenuto risultati importanti nel difendere l'agricoltura italiana e il rapido inserimento dei giovani nelle imprese agricole. Combattuto in Parlamento per il diritto dei giovani al lavoro, ai servizi sociali e alla previdenza. Difeso il Mezzogiorno, il territorio e le politiche di coesione. Lavorato perché i cittadini delle zone rurali e di montagna godano degli stessi diritti e delle stesse opportunità degli altri. Dopo 20 anni è stata riconosciuta la condizione di insularità e consolidato la tutela dell'ambiente marino insieme alla difesa di un'attività storica come la pesca. Affermato che il turismo è sì svago, sì lavoro, ma anche strumento di integrazione culturale, economica e politica. Siamo riusciti a determinare una politica coerente dell'Europa per le industrie culturali e creative, difeso con vigore il diritto d'autore e la libertà del web, tutelare i prodotti delle piccole aziende audiovisive, abbattuto le barriere della comunicazione abolendo il roaming in tutta la Unione Europea. E grazie a noi, se il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento di Dublino per l'accoglienza dei richiedenti asilo, per una ripartizione equa tra tutti, per non scaricare soltanto sull'Italia il peso dell'immigrazione, senza mai derogare dai principi della solidarietà. Siamo stati in prima fila nella difesa dei diritti civili. Abbiamo portato alla luce il tema del mobbing e delle molestie sessuali negli spazi pubblici, anche online. Siamo anche riusciti a far approvare il nuovo regolamento pediatrico europeo per fornire una qualità più alta di assistenza ai giovani malati di tumori. Abbiamo affrontato insieme agli altri la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, portando il contributo della drammatica storia ed esperienza italiana. Abbiamo difeso i valori europei della democrazia, della libertà e della pace. Adesso vogliamo un'Europa che possa competere nel mondo senza perdere le sue radici. Per questo il nostro prossimo obiettivo sarà gli Stati Uniti d'Europa.